Amici di Dieta Flessibile, ben ritrovati con il vostro nutrizionista preferito e oggi ancora insieme per un'altra delle nostre interviste, questa sera con la nostra carissima Angela. Angela, benvenuta. Ciao, buonasera a tutti. E ci tenevo particolarmente a intervistare Angela, che fa parte del nostro club esclusivo, proprio perché ha una storia fantastica da raccontarvi, un percorso particolare. Come vedete dalla foto, non un percorso di perdita di 30, 40 o 50 kg, ma nemmeno 10 kg. Però forse, Angela, è proprio questo il percorso più difficile, quello in cui, nonostante un milione di diete, ti restano quelle imperfezioni maledette, o no? Ma raccontaci tu qualcosa. È proprio così, Vale, nel senso, io ne ho parlato spessissimo. Venivo da un periodo, o meglio da una vita, di digiuno praticamente, dove tutto, secondo la mia mente, e lo dico contorta, faceva male, quindi il cibo era nemico. Le ho provate veramente tutte, tant'è che sono dimagrita, ma dimagrita nel senso anche male, perché ho perso solamente quel poco di massa muscolare che avevo. Ma la cosa più brutta era quello di svegliarsi la mattina, il primo pensiero: cosa devo fare per non ingrassare? Quale cibo mi conviene togliere ancora di più per non ingrassare? E là poi si subentra in circoli viziosi, si sanno benissimo, che poi sfociano in qualcosa in cui tu ti ritrovi a dover dire: ok, rinuncio alle uscite, rinuncio agli aperitivi, rinuncio anche ad un pranzo con i tuoi genitori o la propria famiglia, perché significherebbe mangiare di più, inglobare più calorie, e di conseguenza significa annientare il mio fisico. Cosa proprio da erratissima. E da là, infatti, mi siete apparsi così per puro caso, ma è stato il giorno più bello della mia vita, ma io lo dico tranquillamente, perché non c'è cosa più bella che mangiare, davvero, ragazzi, cioè veramente il cibo è proprio buono. È uno di quei casi, perché sono tanti in realtà le amiche in questa situazione, anni di diete, perdono peso ma non perdono grasso, quindi sempre insoddisfatte allo specchio, sempre con quel falso magro, vestito non si vede, in costume o quando ti metti in intimo, una tragedia. È vero. Però se ne parla sempre meno rispetto alle amiche che devono perdere un sacco di chili, ma non è meno importante, anzi forse è più frustrante in realtà. Ed è per questo che magari voglio, se te la senti, parlare un attimo di la situazione nella quale ti trovavi prima di iniziare il percorso con noi. Cosa avevi passato? Qual era il problema di tutte le strategie che avevi affrontato prima? Semplicemente, allora, partiamo dal presupposto che io ho fatto un sacco di diete, che sappiamo benissimo ce ne sono a miriade online, parliamoci chiaramente, quindi una dieta da per perdere 10 kg in tot tempo, quindi le magie proprio, però noi fessacchiotti ci crediamo sempre. Da là ho visto proprio un degrado del mio metabolismo, al che ho iniziato a dire: faccio da me. E che cosa è successo? Che io ero arrivata a prendere al giorno un scarso 400 calorie, ma scarso, mi doveva andare bene. E cosa mi sono ritrovata dopo? Che all'inizio, ma vedi, funziona, sto perdendo, la bilancia mi segna meno un chilo, meno due chili, meno tre chili. Poi a un certo punto c'è stato uno stallo totale e mi vedevo allo specchio e cosa vedevo? Non una figura femminile, questo è poco ma sicuro. Non ci stavano forme né al punto giusto né in generale, ma soprattutto vedevo un accumulo di grasso in una concentrata in una parte del corpo, il resto magrolino, quindi un disastro. E per forza dovevo continuare con l'idea: ok, continuo a mangiare meno, che forse così riesco un attimino a ritornare un pochettino più magra, passami il termine, in quelle zone là, cosa che ovviamente non è accaduta. E quindi proprio ero uno stecchino con delle palline di grasso sparse da qualche parte. Che poi diventa sempre più difficile da eliminare, perché mamma mia, mangiare sempre meno, il risultato è, come diciamo prima, il falso magro. Esattamente. Vestito. Esattamente. Tutto a posto, non sembra niente, in costume è drammatico. E chi ci andava più al mare?
che questo è anche un problema, perché poi certo. Magari chi ti vede dall'esterno, le amiche, i parenti, magari ti dicono ma perché sei fissata, non è vero, però in realtà non ti hanno mai visto in costume. Che è assolutamente. Paradossalmente, se sei robusto, ti metti in forma, perdi qualcosa e stai bene con te stesso. È vero. Una persona che è sempre stata magra, trovarsi ancora più magra con gli accumuli di grasso dopo aver lavorato con tante persone, so che è una cosa proprio tragica, fastidiosa. Sì. Molto. E allora, Angela, perché hai deciso di iniziare il percorso con noi? Allora, è stato tutto un caso, onestamente. Ero arrivata proprio ti parlo proprio mentalmente, al degrado. Ero disperata, avevo praticamente in continuazione un macigno in testa, perdere, dimagrire. E mi ricordo ancora che io non avendo social, giravo un pochettino su Google fino ad arrivare, sai, sempre diete, mi uscì dieta flessibile. Ci andai sopra, iniziai a leggere la presentazione e sì, porca miseria, questa cosa mi interessa realmente, perché già che c'è flessibilità, cosa che il mio cervello non aveva in quel periodo, andando in contrasto un attimo con quello che era il mio modo di pensare, già un attimino campanellino d'allarme mi piace. E da là poi ho iniziato a incuriosirmi, mi sono prima informata, ovviamente c'era la parte scettica di me, sarà un'altra trovata pubblicitaria, come giusto che sia, ma ero arrivata talmente al limite mentale che sono arrivata a dire che ci perdo più, le ho provate tutte, proviamo pure questa. E infatti la cosa che più che altro mi è saltata all'occhio è il discorso di non essere lasciata da parte, il fatto di essere seguita 24 ore su 24. Io credevo all'inizio, te lo dico in maniera proprio spassionata, fosse una grandissima balla pubblicitaria. Ok. È impossibile che i coach possano pensare a te che non sei nessuno 24 ore su 24, tu scrivi e loro ci sono. È impossibile. E invece è così. E quindi là ho iniziato ad essere più coccolata, più stimolata e poi io mangiavo. Avevo paura all'inizio, Vale, davvero, avevo paura Dio mio, adesso sto mangiando troppo, però. E infatti ti voglio chiedere, cioè, all'inizio che dubbi avevi? C'era qualcosa che ti tratteneva proprio dall'iniziare, che magari ti diceva una vocina che ti diceva no, non lo fare, non iniziare? Sì, l'ho pensato. Ho pensato proprio a questo, ma che cavolo stai facendo? È un'altra cavolata, te la sei cavata fino adesso, poi però. C'era il riscontro con la realtà. Porca miseria, che ti stai vedendo? Ti piaci come sei? No. Stai mangiando? No. Hai rinunciato a tutto ciò che era cibo. Quindi che ci perdi? E mi sono lanciata. All'inizio avevo molta paura. Non ti nascondo, però c'era sempre quell'aspetto, oh, mi voglio fidare, mi fido. Poi vedevo la professionalità e vedevo la disposizione. Cioè io provai, la prima settimana ero andata in crisi con i macros, avevo paura di aver sbagliato qualcosa. Era domenica. Dissi, Matteo, fammi scrivere al coach, chissà. Mi ha risposto e da là poi c'è stato amore a prima vista proprio con tutto il progetto e sono rinata, ma nel vero senso della parola, io non smetterò mai di ringraziarvi, ma Fantastico. soprattutto io lo devo dire. Allora, questo progetto, questo percorso non è assolutamente solo a livello alimentare, ti parlo della mia esperienza personale, è una crescita mentale. Capisci veramente le cose belle della vita e le cose belle della vita è anche mangiare insieme in compagnia e non farti mille problemi, tanto te lo puoi programmare tutto in anticipo. Qual è il problema? Sono giochi di numeri, i macros, i grammi, che cavolo sono? Niente. E che qual è il prezzo da pagare? Hai tutto, tutto. Io veramente a livello mentale sono felicissima, a livello alimentare lo sono ancora di più, ma non solo so io, anche la mia famiglia, cioè. Credo. È perché è un aspetto che nessuno considera in realtà, si pensa sempre a noi stessi, però quando una famiglia, anche magari un compagno, Hai una capito? moglie, un marito, ci guardano soffrire, non mangiare, non stare in compagnia, non è bello. Cioè non soffri Assolutamente solo tu, no. fai soffrire anche chi ti vuole bene. Ma sicuramente. La Ma poi diventi parliamo egoista. di cose positive. E Sempre. raccontaci che risultati hai avuto.
Mamma mia, allora, da premettere, io sono sempre molto autocritica, molto, 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 però, cioè, allora io all'inizio ero incredula, poi ho iniziato a mangiare e mangiavo, il mio metabolismo finalmente stava iniziando a funzionare, quindi continuavo ad avere fame, cosa che io non sentivo da una vita, il sintomo proprio Certo, della fame. Quindi mangiavo con gusto, facevo gli allenamenti e poi, aspetta un attimo, ma ero io così prima? Ma possibile? E inizi a vedere proprio una tonicità, un corpo femminile e in salute. È vero, cioè io l'altro giorno mi sono guardata e ho detto, oh però, stiamo migliorando e sei sempre più motivata perché alla fine non è nulla di stressante. Mangi, fai movimento che fa sempre bene e stai bene, migliori. Fantastico proprio, cos'è meraviglioso. che ti ha sorpreso di più del programma, del percorso, dei risultati che hai avuto? Allora, a un certo punto ho iniziato a non focalizzarmi più e fossilizzarmi più sui numeri. Nel senso che, ok, io devo vedere i miglioramenti, però mi sono fossilizzata più che altro sul mio rapporto con il cibo, che per me era fondamentale, e vedevo che è sempre un crescendo, è sempre un migliorando, acquisisci molta più consapevolezza di quello che mangi. E questo per me è fondamentale, è un messaggio proprio che oggi dovrebbe passare. Cioè, tutto il cibo va bene, l'importante è mangiarlo nelle giuste quantità. Ed è vero, niente è malvagio e niente è impossibile soprattutto, perché io ero convintissima di non riuscire a fare niente e poi mi ritrovo che i macros per me sono una cavolata da questo punto di vista, riesco a calcolarli velocissimo. Mi piace tantissimo il fatto che voi non ci lasciate mai ed è vero, voi ci coccolate e ovviamente quando c'è da rimproverarci ci rimproverate come è giusto che È l'aspetto sia. più importante, secondo me. Che è giusto così, perché così un attimino cerchi di renderti conto di quello che stai facendo, ma è fondamentale un supporto. Soprattutto io che non ero proprio, non mi ero mai approcciata a questo tipo di veduta, sia a livello alimentare, ma anche a livello di allenamento, che per me non sono mai andata in palestra in vita mia, quindi per me era fondamentale l'essere seguita, e così è stato, e quelle sono state le cose che a me personalmente hanno colpito di più di questo programma, perché onestamente parlando ce ne sono tantissimi di programmi in cui ti danno la bella dietina, se vuoi farti l'allenamento ti danno una scheda basic, finisce là. Ed era quella la mia paura più grande, cioè quella di ok, una trovata pubblicitaria. No, cavolo, ci sono veramente 24 ore su 24, è fantastico. E considera che io ho anche una patologia, una malattia autoimmune, che non mi permette molte volte di poter fare l'allenamento previsto, però c'è così tanta flessibilità in questo programma che anche chi è impegnato H24, anche chi ad esempio ha una patologia che momentaneamente lo fa un attimino indietreggiare a livello proprio di programma, è tutto recuperabile. Basta tanta forza di volontà, costanza, ma soprattutto consapevolezza del programma in sé. E io ci sto riuscendo, nonostante molti periodi io sono stata ferma perché impossibilitata a muovermi, io ho ripreso l'allenamento non appena stavo meglio, ho mangiato continuamente anche quando stavo poco bene, quindi e sto benissimo e sono felicissima. E le analisi parlano chiaro, non mi hanno mai visto le analisi, non mi hanno mai visto così nutrita, quindi sì, sono felicissima di tutto proprio. E questo è l'aspetto chiave di un percorso, naturalmente un percorso come il tuo, la rinascita, che è il nostro percorso d'eccellenza, dove ci sono i nostri pupilli. Naturalmente la parte importante è che tutto è cucito su misura, quindi che nel tuo Mamma caso, mia! che hai questo problema, viene calibrato perfettamente tutto su di te, piuttosto che altre Certo. amiche o amici che fanno parte del percorso della rinascita, hanno tutto disegnato appuntino su di loro. Questo, secondo me, è la Certo. parte più importante ancora. Ma è fondamentale proprio. Però, diciamo, del percorso proprio della rinascita, qual è l'elemento che secondo te ti ha aiutato di più? L'ho già detto, non voglio essere ripetitiva, lo stimolo, il continuo stimolo, anche degli stessi coach.
Ciao Vale, sai chi sei, insomma, e il fatto di sentirmi sempre vicino a loro e di non essere mai stata abbandonata, quello è fondamentale. Perché ti spiego, è fondamentale. Chiunque voglia intraprendere un percorso che possa essere quello di ricostruzione corporea o anche un dimagrimento, viene da un periodo in cui è tutto negativo. Ma veramente tutto, quindi è facilmente influenzabile dai pensieri negativi. Di conseguenza è più facile che si lasci il tutto. Invece no, nel momento in cui c'è un supporto dall'altra parte e c'è uno stimolo, tu fiduciosa, continui e vai avanti. E non sarei falsa a dire ci sono stati periodi in cui non mi è mai successo di essere un attimino in down piuttosto che in un'altra nell'opposto. È bugia, però nel momento in cui ho avuto un momento negativo mentale, c'eravate voi subito. E quella è fondamentale, ed è fondamentale la crescita e la rinascita, però alla base ci deve essere la reale consapevolezza di voler intraprendere questo percorso. Ed è Assolutamente. fondamentale, Infatti, quindi. quello che diciamo sempre è che non possiamo aiutare chi non vuole essere aiutato. Ma è Motivo per cui vero. la rinascita non è, diciamo, acquistabile, c'è una selezione da fare, si parla con un consulente, anzi, vi invito, se volete iniziare un percorso tagliato su misura per Fatelo. voi, cliccate il link che trovate qui sopra, quindi parlate con un consulente, affrontate, diciamo, il percorso di candidatura che è una chiacchierata con il nostro consulente e dimostrate di, uno, avere voglia realmente di cambiare, due, di voler iniziare un percorso fatto apposta per voi. E Angela, a questo punto, tu a chi lo consiglieresti questo programma? Cioè, che tipo di persone dovrebbe assolutamente fare un percorso come la Rinascita? Allora, chi ha voglia veramente di reimpiego, chi ha voglia di fare un salto di qualità a livello mentale, a livello alimentare, perché purtroppo oggi passano troppi messaggi sbagliati, che mangiare fa male, bisogna essere sempre delle top model, e insomma, questi messaggi negativi vanno a influenzare negativamente molte persone. Ok, quindi io lo consiglio a chiunque. Chiunque può fare dieta flessibile. Perché non è una dieta, è un insegnamento all'alimentazione e l'alimentazione, ragazzi, è fondamentale nella nostra vita, è il pane quotidiano. Noi abbiamo bisogno di mangiare, abbiamo bisogno di muoverci, ma prima per l'aspetto estetico, sono figo o non sono figo, per una questione proprio di salute. E quindi io lo consiglio a chi realmente vuole rinascere. Io sono rinata e non lo faccio così perché dovrebbe essere una trovata pubblicitaria, assolutamente no, perché io sono rinata mentalmente soprattutto, quindi sì, lo consiglio a tutti. Angela, ti ringrazio. Grazie per aver soprattutto testimoniato il tuo percorso e Con vero piacere. sicuramente chi ti ha ascoltato ha adesso una spinta in più a comunque prendersi più cura di sé, che è quello che mi interessa, cioè stimolare le persone a prendersi cura di sé. A abbandonare per sempre le diete da fame, a non farsi fregare dall'ultima dieta, dall'ultima trovata, e perché no, se voglio iniziare un percorso adatto a loro, finalmente iniziare una dieta che risolve sul serio il problema una volta e per tutte, parlare con un nostro consulente al telefono è gratis, parlare con un consulente, anche tu l'hai fatto all'inizio, gratuitamente. Voglia, sì. Scegliete la strada più adatta alle esigenze. E cambiate una volta per tutte, smettete di cambiare dieta dopo l'altra e la routine solita. Fermate questa ridicola routine una volta per tutte. Angela, che ti devo dire? Ti posso solo ringraziare veramente. Io grazie a voi, che ringrazio me. Dico di nuovo, te lo dico sempre, te lo dico pubblicamente, così resta in questa intervista registrato quanto ti stimo e quanto ammiro la passione che ci metti e come nulla ti ferma, non ti ha fermato all'inizio e non ti ferma tuttora nulla. Quindi complimenti. Grazie Io mille, amo lavorare con persone come te e non vedo l'ora di avere tante altre persone come te. Sì, grazie mille, Vale, davvero. Grazie a tutti.
Quindi io ti saluto, saluto tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando e non vedo l'ora di avere tante altre persone motivate con le quali lavorare. Ciao Vale.